spiegato ora quanto la potenza artistica, il modo di cose sia determinante nella vita, sia stato determinante nella vita di moltissimi in Italia, nella storia del cinema mondiale. Non credo di poter sintetizzare, di essere forse all'altezza di questo racconto, però una cosa mi va di dire, e cioè, ricordate, cioè Franco Rosi ha innanzitutto costruito un metodo. I suoi film erano ancora prima che un plot, ricerca. I suoi film nascevano da ricerca, di inchiesta, di reportage, i suoi film, da Luciano, a Salvatore Giuliano, a Marisa una città, sono vere e proprie indagini antropologiche, inchieste. Il metodo di Rosi è un metodo a metà strada tra il rigore reportagistico e la narrazione cinematografica. La sua maestria è non far prevalere mai l'imperativo etico su quell'estetico. Se così fosse, mi farebbe un documentario. E comunque ci sono due motoristi che vengono a fare proprio così. Cioè, l'arte non prescinde dalla narrazione estetica, dalla qualità estetica, dalla godibilità del film. L'arte civile non prescinde da questo. Ma Francesco Rosi, parlo di questo metodo, perché ha costruito innanzitutto un cinema che aveva un obiettivo, era la paura di confessarlo. Oggi si sussurra, vuol dire aggiungere l'espressione teatro civile, impegno civile, sembra una specie di diminuzio, esiste un teatro incivile, un cinema incivile. Io credo molto invece nella possibilità dell'arte di trasformare la realtà. Rosi non solo è convinto, ma la sua missione. Una volta, l'ultima volta che ci siamo incontrati, Franco, per esempio, mi disse: io non voglio avere la responsabilità del cinismo, cioè arrivare a dire tutto inutile in arte. Serve soltanto un po' a vendere, un po' a intrattenere. No, non è una cosa che mi va, anche se è molto poco poter pensare che è una furbata di moltissimi, no? Poter pensare che in un mondo dove tutti si pieni di contraddizioni, allora siamo tutti sapi, siamo tutti a questo punto fare ciò che vogliamo, perché la purezza non c'è, tutto è possibile. Non si tratta di durezza o di vivere il mondo di nuovi cattivi. Rosi diceva che non voglio vivere il turbine del cinismo, cioè che tutto deve andare così, che tutto è sempre andato così, che chi racconta è un uomo, un buonista, no? Che chi racconta diversamente la realtà, chi non pensa che la realtà debba per forza finire al solito modo, i potenti che vincono, i furbastri che galleggiano. No, Rosi non era tutto questo. Poi non raccontava per raggiungere tutto questo, Rosi raccontava per la sua realtà. E nelle mani sulla città c'è un'Italia che aveva ancora fiducia, per esempio, nell'istituzione. Oggi se tu dici consigliere comunale sembra sinonimo di ladro, ma è così anche un nome. Non è un nobilissimo, no? Perché il consiglio è il comune che va a segnare l'entità pubblica, la gestione dell'entità pubblica. E perché dico questo? Perché i personaggi, appunto, di Malato, i dibattiti che avvengono nel consiglio comunale avvengono in un luogo che alla fine il consiglio non si sa, non ha la cosa che sa. Oggi, così non va a dare il dibattito. Rosi è modernissimo. E il vero padre è il più grande amare perché purtroppo l'età gli ha impedito di dirigere delle serie TV. Dico questo perché Rosi, senza saperlo, ha ispirato il metodo della
cerco di semplificare. Il film ha un tempo limitato, quindi deve concentrarsi, come tutti i film, ma a volte è migliore si concentrano sulla storia, i dialoghi, i personaggi principali, insomma, i protagonisti. La serie invece sono 12 ore, 18 ore, 15 ore, 20 ore, e questo può permettere di scendere nel fondo delle personalità e dei meccanismi a cui c'è il vero protagonista di film numerosi di potere culturale, il potere delle classi sociali, il potere della criminalità, il potere, come attraversa i corpi il potere, Breaking Bad piuttosto che altro, e sicuramente riguarda la serie insomma, quelli che ho ideato, hanno del DNA francorosi, nella capacità di fare norme dei personaggi e descrivere nei dettagli senza temere di andare fino in fondo e di avere il potere. Lo sfruttamento del luogo sul mondo. Dialoghi e plot direttamente presi, succhiati in realtà e riportati sullo schermo con rigore. Il rigore storiografico di Franco Rossi è parte della sua esistenza. Mi raccontava, per esempio, che al suo tempo il neorealismo aveva unito per questo, che c'era un po' di rivalità tra le due sintesi, non si considerava fino a un po' troppo pagliaccesco una persona, classico italiano, Mabelli, Brillante, Fulgo, Maiolo, giocatore. E dice un giorno De Sica si presenta a una prima di Rossi, gli dice tu non mi hai invitato, io sono qua. E da allora diventano amici, si strinsero forte. Però mi disse, io so benissimo che adesso tra voi, scrittori, c'è un grande odio, ci si fa guerra l'un con l'altro, ci si disprezza l'un con l'altro, la parte della giovane, come se ognuno tenesse pubblico all'altro. Ecco, così ha sempre invece tenuto lui socialista, non è mai stato un intellettuale comunista, non si crede, è stato un riformista, non lontano dalle donne, dalle ideologie accecanti. Ecco, Rossi mi raccontava con molta nostalgia quel percorso. Un percorso notevole, ognuno attraverso la sua parte stava trasformando la realtà. E oggi non so che spazio c'è per questo. So solo però che Franco Rossi è immortale, perché lo sono sui film. Se un ragazzo o una ragazza oggi mi chiedessero cos'è il potere, cos'è l'uomo, qual è il prezzo che paga un uomo quando si compra per potere, cos'è il prezzo che paga un uomo quando decide di avere il potere, non avrei altra risposta. Quindi guarda i film di Francesco Rosi, un genere.